Chiediamo la ripartenza in sicurezza, soprattutto dall'ultima novità che vede le crociere possibili. Quindi noi ci chiediamo come mai su una nave da crociera possano convivere, ovviamente con i tamponi, abbiamo capito bene il protocollo, con i tamponi salivari 3 giorni prima, come mai loro possano convivere 5.000 persone in una nave e in un ristorante non si possa svolgere una festa che potrebbe essere di 100, 200, 300 persone, tra l'altro magari parenti, controllati e autocertificati. Beh, nel passato probabilmente sì, sicuramente, perché l'estate scorsa non conoscevamo bene, non c'erano protocolli da seguire. Adesso la situazione è assolutamente diversa, credo che abbiamo preso tutti coscienza dell'importanza di questo virus. Quindi il fatto di voler fare una festa, ci sono sposi che dal 2020 stanno rimandando al 2022, talmente nella disperazione, li sento e li vivo, sono disposti a mantenere il rispetto che possa essere le 4 persone al tavolo, distanziati, hanno rinunciato al ballo, hanno rinunciato ai baci, l'importante è per loro poter festeggiare, parliamo dei matrimoni ma parliamo anche di battesimi, prime comunioni, ci sono realtà in cui i bambini nati l'anno scorso, 2020, ancora non riescono a ricevere il sacramento del battesimo, è una cosa tremenda. È importantissimo in termini economici, sono 67 miliardi di euro a livello italiano, nazionale, siamo 250.000 imprese, 1 milione di lavoratori dipendenti, regolarmente assunti e stagionali. Siamo fermi da un anno. Il comparto specifico, quello dell'abbigliamento, è quello che ha subito maggior danni, perché abbiamo le imprese, le aziende di produzione che sono fermi con le produzioni, che hanno consegnato la merce attraverso i rappresentanti che non percepiscono ovviamente provvigioni attualmente, perché noi atelier non siamo in grado di pagare la merce che abbiamo in negozio, in venduta, e ci stiamo proiettando al secondo anno di fermo, perché in realtà i matrimoni del 2021 sarebbero stati organizzati già da novembre-dicembre, quindi abbiamo già perso praticamente il 70% del 2021. Nessun ristoro, i 600 euro l'anno scorso 2 volte per parlare dell'INPS, e in quest'ultimo ristoro parliamo di un 3,5%, quindi se lei pensa 1,5 milioni di euro di fatturato, 35.000 euro di ristoro.